comincio io per rompere il ghiaccio. Prima una curiosità, quando hai nominato quell'origamista che è anche la stessa persona che si è occupata di algoritmi di compressione, ma c'è un legame tra la matematica utilizzata per gli algoritmi di compressione con quella degli origami? No, non sappiamo, non c'è, cioè, coincidenza. L'ho così studiata, ma non mi pare che ci sia relazione. Ho letto interviste a dei colleghi, perché appunto, come vi dicevo, riguardo all'origami non ha scritto molto, quindi ci sono i colleghi che ora ne parlano, e dicono che lui era attratto in generale dall'espressione estetica della matematica, e aveva studiato non solo l'origami ma anche appunto altri tipi di superficie, tipo le bolle di sapone e altri effetti relativi alla fisica, che però non conosco, e no, con la codifica no. Quella, lui diciamo che di professione era professore di scienze informatiche, quindi si occupava di quello, il resto era più, penso, una passione. Poi lui comunque si è occupato molto della matematica bella, cioè di quella che poteva anche dare dei risultati visivi di gradevoli, insomma. Perché ho letto una frase in cui lui dice: non sono un artista, non saprei definire l'arte, ma sono sicura che dei risultati di bella matematica, quindi semplici, mi immagino potesse dire questo, efficaci comunque, danno poi visivamente, applicati per esempio alla piegatura della carta, dei risultati belli da vedere. La stessa codifica di Uffman mi aveva impressionato per la semplicità e per l'efficacia della compressione che si può ottenere, quindi forse era un po', insomma, il suo modo di affrontare la matematica. Se non è troppo banale, che grammature vengono usate storicamente e attualmente? Che relazione c'è fra l'aumento o la diminuzione della grammatura e la complessità del modello delle pieghe? Non è una domanda banale, perché pare proprio che la differenza storica degli origami tradizionali fra Europa e Giappone sia legata alla differenza della carta. Ora non so se di grammatura, sicuramente di struttura, perché la carta fatta a mano giapponese era molto più elastica, permetteva per esempio di piegare la gru che con la carta che all'epoca c'era in Europa non si sarebbe riuscita a piegare, perché si sarebbe rotta. Tant'è vero che le pieghe dei modelli europei tradizionali sono pieghe sostanzialmente a 45 gradi, che loro utilizzavano su fogli di partenza quadrati o rettangolari, cose che invece in Giappone non era così, insomma, non era una regola ferrea. I modelli giapponesi erano più vari, nel senso che c'erano delle pieghe che non avevano dei riferimenti precisi, si potevano fare un po' a sentimento, diremmo oggi. E tuttora ci sono dei modelli che con carta pesante non si possono piegare, gli insetti per esempio, che hanno tantissime pieghe, hanno bisogno di una carta sottilissima e molto elastica, perché rischieresti di rompere la carta durante il processo di piegatura e poi di sovrapporre talmente tanti strati di carta da non riuscire più né a dar forma a modello né di continuare nelle pieghe. Ci sono degli origamisti che si fanno la carta, se la fanno fare, perché c'è un origamista, si chiama La Fosse, che fa la carta per sé e per gli origamisti, che gli chiedono delle caratteristiche particolari, e quindi c'è la Satogami, che è la carta di Satoshi Kamiya, piuttosto che quella fatta per modelli di Lang e così via. Quindi c'è tutto un filone di produzione specifica anche su questo campo qua della carta. Cosa si usa per piegare? Allora, appunto, dicevo, dipende dal modello. Sostanzialmente si può usare qualunque cosa, cioè qualunque pezzetto di carta che ci capiti per le mani. Dico, come oltre alla carta, si fa con le mani, basta? Sì. Si utilizzano qualche accessorio? Allora, diciamo che l'origami
classico, cioè la definizione, prevede solo l'uso della carta e delle mani. Tant'è vero che anche però spesso abbiamo bisogno di suddividere che sul lato del foglio un certo numero di parti. Lo possiamo fare con un righello, se ci atteniamo alla regola secondo cui non possiamo usare altro strumento che la carta, ci sono tutta una serie di tecniche per ottenere in maniera precisa la suddivisione del foglio, solo grazie a pieghe successive, quindi creando di volta in volta un punto di... Sì. Allora, poi ci sono quelli che fanno origami piccolissimi, proprio delle cose minuscole da guardare con lenti di ingrandimento. Allora, lì mi immagino che utilizzino delle pinzette. C'è anche una signora italiana che fa delle cose spettacolari, fa dei gioielli, e lei è un'infermiera di sala operatoria, usa le pinzette da sala operatoria. Però insomma, diciamo che nell'origami normale, diciamo di normali dimensioni, gli strumenti sono solo le mani e la carta. Un'altra cosa, più che una domanda, un'osservazione, che sono stato contento di vedere quando hai fatto vedere le applicazioni anche allo spazio, c'era un'immagine di un satellite con i pannelli solari, sì. Non so se sia stato scelto apposta quello, mi sembrava il telescopio spaziale Fermi, non sono sicuro. Può essere, perché... il fatto è questo, che quando si cerca Murori viene fuori quello. Io penso che il dispiegamento di quei pannelli solari avvenga con questo metodo. Perché a dicembre abbiamo fatto un seminario per parlare del telescopio spaziale Fermi, e a un certo punto durante la discussione ci eravamo chiesti quei pannelli come facevano. Abbiamo pensato che fossero semplicemente richiusi su se stessi, invece probabilmente erano proprio piegati nella maniera che tu ci hai descritto. Sì. Allora, adesso qui ti posso dire cosa... Parla. Però comunque penso che sia un'informazione che si può ottenere facilmente. No, perché qui parla di un esperimento spaziale che parla, non so se lo conosci, che è lo Space Flight Unit, è un esperimento del 95. Non saprei. Non so se è quello stesso. No, quello si chiama telescopio spaziale Fermi, sì, quello. Comunque va bene, giusto così, una curiosità. Qualche altra domanda? Forse vogliono giocare. Scusa, sempre le mani, cioè vale tutto anche per... Allora, lì è più difficile, perché appunto, come dicevo, anzi, hanno studiato anche cosa succede fisicamente a foglio di carta quando viene stropicciato, per esempio. E le pieghe che si ottengono sono sempre scritte in diretta. Per la struttura della carta le pieghe curve sono difficili da imprimere. Quello che si fa è disegnare, per esempio, con un oggetto tipo una penna Bic scarica, lasciare quindi la traccia, e poi pian pianino, lentamente, piegarla in modo da non creare ulteriori pieghe perpendicolari, sì, è più difficile. E altri, che è una tecnica che ho visto usare anche per fare le tassellazioni iniziali, quelle che vi dicevo prima, le tassellazioni, quindi si parte da un foglio in cui la prima griglia di pieghe sono tutti triangoli, mettiamolo là. La cosa più, diciamo, interessante da ottenere è la tessellazione finale. Quindi la griglia di triangoli iniziale è un po' noiosa da fare, perché magari sono tantissimi. Allora, molti utilizzano tracciare la griglia mediante il laser. Quindi ottengono una griglia precisissima e riescono a fare dei microfori in corrispondenza delle pieghe. E quindi una volta poi, dopo, quando si va a piegare in corrispondenza dei fori, la piega viene facile da fare, precisissima. E anche per i cerchi stanno facendo la stessa cosa. Quelle sculture di Elk the Main lì sono tutte fatte con questa tecnica del laser. Quindi tracciano, diciamo, il solco, per così dire, e su quello poi costruiscono la piega.
abbiamo cercato anche qua qualcuno che facesse questa cosa, volevamo fare altri modelli di questo tipo, non a partire da quadrati, non a partire da ottagoni, da esagoni, e siccome comunque, appunto, ripeto, è piuttosto noioso fare tutte più uguali, abbiamo chiesto anche qui se qualcuno faceva questa cosa, ma pare che non abbiano laser abbastanza delicati per evitare di bruciare la carta. Se non ci sono altre domande, sì, ci sono altre domande. Vorrei chiedere come avviene la estrazione matematica di un origami, cioè viene solamente descritto come rette o segmenti su un piano o c'è un grado ulteriore? Allora, è difficile. Allora, diciamo che a quanto ne so io sono fermi all'analisi dei crisp pattern. Cioè a capire cosa succede, quali sono le caratteristiche che si possono riconoscere nelle pieghe lasciate sul foglio dopo che hai fatto un modello. I risultati che si hanno adesso sono locali, cioè per esempio quello che succede attorno a un punto dove si incontrano varie pieghe. Questi stessi risultati hanno già dimostrato che non sono globali. Per quanto riguarda invece analisi macroscopiche, cioè non solamente del grafo, diciamo, delle pieghe, lo stanno provando a fare per i modelli appunto tridimensionali, ma i risultati che ho visto sono quelli sulla rigidità piuttosto che sulle caratteristiche matematiche del modello. Ecco, magari si stanno cercando di capire perché si ottengono queste superfici qui, piegando per esempio quadrati o cerchi concentrici. E quindi in quel caso lì non possono studiare localmente o comunque la struttura delle pieghe perché è banale, sono pieghe concentriche. Ecco, allora sì, da questo punto di vista stanno utilizzando altre tecniche sicuramente per capire di che oggetto si sta parlando. Ok, si diceva di far provare le persone a piegare qualcosina? Come volentieri, allora io ho parecchi fogli perché la carteria di Tassotti di Bassano ha saputo dell'evento e ci ha offerto la sua carta. E comunque, insomma, vi dicevo, carta si può usare veramente qualunque cosa che capiti a tiro. Abbiamo il caffè e i libri. In onore del caffè e dei libri. della libreria che ci ospita. E volevo farvi piegare un modello semplice, diciamo. A partire dalla base triangolare, che è la struttura, diciamo, molecolare degli stent che abbiamo visto prima, e ottenere un modello questa volta di movimento. Un'altra branca, diciamo, un'altra serie di tecniche diciamo, origami sono quelle che si possono, che danno vita a degli origami che in qualche modo si muovono o si possono far muovere. E da questo, magari è un po' difficile qua lontano farvi vedere, ma insomma ci sono varie trottole. Questa è piegata da un foglio quadrato. Ci sono queste, c'era anche nella foto, questo è un solo foglio di carta, che è il Jack in the Box, quindi ha una specie di molla che fa venire fuori il lomino. Ci sono questo è un altro modello molto interessante di un origamista belga, si chiama Herman van Doorbergen, ed è la gara delle papere. E quindi anche qui, diciamo, le piegature consentono il movimento delle onde e le papere posizionate in maniera opportuna, papere o barchette poi. Poi vi ho portato questa, che è un'altra specie di molla, che ha una serie di pieghe che permettono questo movimento. Anche qui il foglio è uno solo. Ma anche queste proprietà, diciamo, poi
dinamiche, riuscite a controllarle, a modellizzarle con i software? Sì, sicuramente. E poi c'è anche questo che è un flexicubo. E vabbè, anche qui ci sono, cioè, di solito c'è di legno, no? Questo è fatto con la carta, ci sono modelli di flexicubo fatti con un'unica striscia di carta piegata opportunamente. Questo invece è un modello modulare, quindi sono fatto di più pezzi incastrati insieme, si può decomporre e ottenere una stella, la scatola della stella che si trasforma a sua volta in stella. E questo è l'autore di questo modello, è Dave Brill, che è un autore inglese. Altri studi interessanti sono stati fatti sulle spirali, e qui vi ho portato due conchiglie piegate da un foglio di carta. È stato pubblicato recentemente un libro bellissimo di una origamista giapponese conosciuta soprattutto per i modelli modulari, geometrici modulari, scatole, poliedri e quant'altro. Adesso ha fatto una raccolta di modelli invece che hanno a che fare con le spirali, che è molto interessante, e diversamente dagli altri modelli utilizza fogli di varia forma, quindi non solo quadrati rettangoli, utilizza triangoli, strani, trapezzi, tagliati. Comunque sono tutti modelli molto interessanti. Faccio vedere prima di piegare un'altra cosa, anche qui ci sono, anche questi sono modulari apparentemente semplici, lo sono sia da piegare che da assemblare se vogliamo, ma che anche si possono trasformare. E questo cubo si trasforma in una rosellina con le foglie. Dopo, vabbè, purtroppo ho solo modelli piccoli, ho potuto portarli, quindi dopo se venite a vedere da vicino. Vabbè.